Dopo una ventina di giorni dall'inizio della trattativa, Luca Mora è arrivato in biancazzurro, esterno sinistro, classe 88 dall'Alessandria. Quali sono le tue prime sensazioni, anche se insomma la squadra è su in ritiro, ma comunque sei stato già qui in sede alla spalla? Sì, sono appena arrivato, sono molto carico, dai, è una nuova avventura. Vengo da 3 anni ad Alessandria, insomma, spero di aver lasciato dei bei ricordi, ma insomma bisogna voltare pagina, il calcio è così. Ho scelto io di venire qua in questa società perché me ne hanno parlato bene tantissimi giocatori e perché insomma credo che possa essere il posto giusto per comunque continuare a fare bene e provare insomma a raggiungere i traguardi che la società e i tifosi si aspettano. Non sei stato presente alla presentazione di lunedì, è stato un peccato perché è stata veramente una bellissima cornice di pubblico. Se l'Alessandria aveva delle ambizioni, le ha anche la SPAL. Appunto dicevi che è stata una scelta tua venire qui in biancazzurro. Che cosa ti ha portato qui appunto per essere con questa maglia? Sì, mi dispiace molto non essere insomma stato presente alla presentazione, però ero impegnato insomma con la nazionale universitaria, quindi insomma cercherò poi di farmi conoscere sul campo, che poi è quello che conta. E sì, no, la scelta è stata mia perché insomma credo che si fosse chiuso il ciclo all'Alessandria, avevo bisogno insomma di nuove sfide, di un cambiamento, e come ho detto prima tutti mi hanno parlato benissimo di questa piazza, dei tifosi, della gente, della città anche, molto vivibile insomma, e quindi insomma sono contento, ho scelto proprio sinceramente senza dubbi. Arrivi appunto come detto dall'Alessandria, che stimoli hai a essere qui a Ferrara oltre alla piazza, oltre alla città, nel senso che cosa ti hanno detto appunto i nuovi dirigenti? Ma guarda, i nuovi dirigenti insomma mi hanno accolto benissimo, insomma hanno grandi aspettative, io spero di ripagarle, l'impegno non mancherà, questo lo posso assolutamente sottoscrivere, cercherò di dare il massimo, poi insomma ci sono tanti fattori che poi portano magari a fare bene o a fare male, però quando c'è insomma l'impegno, la volontà e l'entusiasmo credo che insomma siano le basi fondamentali per cominciare un'avventura, e speriamo poi dopo che a queste cose si aggiungano successi, soddisfazioni personali di squadra, e quindi dai, lo ripeto, sono veramente molto carico e non vedo l'ora di arrivare su in ritiro a Tarvisio, conoscere i compagni, il mister, e qualcuno lo conosco già, altri li ho affrontati ad avversario, quindi insomma dai, speriamo di cominciare bene e finire meglio. Facciamo un piccolo dietro le quinte, nel senso abbiamo detto all'inizio dell'intervista che sono trascorsi 20 giorni dall'inizio della trattativa, perché così lunga è stata la trattativa? Diciamo che io avevo un altro anno di contratto con l'Alessandria, quindi non bastava solamente la mia volontà, serviva anche l'assenso dell'Alessandria, e poi c'è stata di mezzo questa avventura che ho fatto in Corea del Sud, e quindi insomma non era facilissimo comunicare, e quindi il mio procuratore poi dopo dall'Italia ha gestito con i dirigenti, ci sentivamo, però insomma ero abbastanza concentrato nel fare bene là, e poi sinceramente non c'era la fretta di chiudere, perché comunque dai, oggi è il 16 luglio, sono arrivato in ritardo di pochi giorni dall'inizio. Quindi azzurro per azzurro, biancazzurro in azzurro nazionale, com'è stata l'avventura? No, bellissima, una soddisfazione immensa, poi abbiamo chiuso vincendo, ma il gruppo di ragazzi è fantastico, e è una competizione un po' sottovalutata e non seguita molto in Italia, però vi assicuro che insomma lo consiglio a tutti quelli che possono farla, chi fa l'università e gioca in Serie B o Lega Pro, insomma di provarla, perché è stata una soddisfazione professionale immensa.